Partiamo dal calcio di rigore che tu ti sei guadagnato e poi ha trasformato, è stata un po' la giocata chiave della gara. Sì, diciamo di sì, perché comunque ci ha dato i 3 punti, ci ha dato la vittoria, ci ha fatto passare in vantaggio dopo una partita difficile. Sono contento perché l'ultimo purtroppo l'avevo sbagliato. Io penso sempre che i rigori li sbaglia chi li calcia. Oggi era giusto che io mi ripresentassi di nuovo, perché comunque mi devo prendere delle responsabilità. È andata bene, sono contento, perché soprattutto perché ha portato i 3 punti e credo che sia la cosa più importante per quello che riguarda la partita di oggi, nonostante siamo andati in difficoltà soprattutto nel primo tempo. E loro bravi a trovare, a infilarsi nei vostri spazi, riuscivano a chiamarvi fuori, poi vi attaccavano, allargavano sulle corsie esterne. È andata meglio quando il mister vi ha messo 4-4-2. Guarda, il primo tempo abbiamo preso 4-5 ripartenze su palla nostra, e là secondo me abbiamo dato un po' di fiducia a loro. Poi il calcio di rigore c'è stato, quindi diciamo che c'è stato un insieme di cose che comunque ci hanno portato sotto, che stavamo vedendo che comunque eravamo in difficoltà. Poi penso che quando siamo passati 4-4-2 è andata molto meglio, non abbiamo rischiato niente, e anzi il secondo tempo credo che la squadra abbiamo meritato la vittoria, perché comunque ha avuto altre 2-3 palle gol. E del Cesena non ricordo tiri in porta del secondo tempo, quindi è stato bravo il mister comunque a cambiare in corsa, perché ha visto che comunque eravamo un po' in difficoltà. Io penso che ci può stare contro una squadra che gioca molto bene a calcio, l'avevamo vista in settimana e è dimostrato oggi di dimostrare un gran calcio, quindi complimenti a loro. Però l'importante per noi era continuare la striscia positiva, rimanere lì aggrappati al Padova, e credo che l'abbiamo fatto. Senti, una vittoria che è un po' la continuazione del secondo tempo di Verona, anche là una vittoria voluta, ottenuta con le unghie, coi denti, aggrappandosi al risultato. I campionati si vincono anche in questo modo. Ma guarda, se pensiamo che tutte le partite siano facili e che tutte le partite riusciamo a vincere 3-0, non è questa la C, ce ne siamo accorti, perché è qualche anno che comunque la stiamo facendo, quindi nel calcio, soprattutto in Serie C, ci sono anche queste partite. Anche domenica sembrava tutto facile perché comunque erano rimasti in 10, invece siamo riusciti a portarle a casa nonostante siamo in difficoltà. Stasera uguale, siamo andati sotto, eravamo in difficoltà e l'abbiamo vinta 2-1. Credo che meglio di così questa squadra non possa fare per ora, e bisogna continuare così senza mollare di un centimetro. La ripresa, hai fatto anche il terzino vicino a Barlocco, così come ha fatto Van de Putte a destra, a testimonianza insomma che lo spirito di squadra che chiede Mimmo cresce di partita dopo partita. Io vi assicuro che questo è un grande gruppo, è una grande squadra. Quando c'è bisogno di fare il terzino si fa anche il terzino, i due davanti si sono fatti un mazzo così. E credo che oggi tutti, nonostante la difficoltà, nonostante tutto, abbiamo messo qualcosa in più che ci ha fatto portare a casa il risultato, e anche questo fa parte di questa squadra, non soltanto il bel gioco. Chiudiamo con una semi battuta, visto che è andata bene, si può scherzare. Hai preso un giallo per gioco falloso, non è per protesta, dai. Perfino il mister era quasi contento. Vabbè, purtroppo quest'anno per protesta ne avevo presa solo una, anche a Gubbio l'avevo presa per fallo da gioco, quindi fa parte del gioco, sono così, sono un po' fumoso in campo, ma fa parte del mio carattere, va bene così. Va bene, ringraziamo Stefano.